voi pensate che io sia qui a pettinare le bambole, vi sbagliate di brutto. Buongiorno, benvenuti sul mio canale YouTube. Ricomincio sul nostro canale YouTube. Cari amici, oggi è il grande giorno. Poesia perché è il giorno della mia strategia all'asta del fantacalcio. Faremo i portieri, analizzeremo insieme, la costruiremo insieme, vi farò vedere tutti i miei portieri, quelli da prendere, quelli da non prendere, coppie, abbinamenti, tutto quello che è sulla poesia, ma voglio vedere i muri bianchi, voglio vedere tutti i muri bianchi della vostra casa, perché c'è da scrivere tanto su quei muri. E la vostra fidanzata, passatemela un secondo. Ehi, ciao fidanzata del mio amico di YouTube. Non ti preoccupare se il tuo fidanzato, compagno, marito, chiunque sia, scrive sui muri di casa. Non ti preoccupare che tanto a giugno rimbianchiamo con la vincita del Fanta. Stai tranquilla e serena, goditi le vacanze, goditi tanti bandoni, perché se il tuo compagno, fidanzato, chiunque sia, vince il fantacalcio, ti regalerà tante soddisfazioni, tante gioie. Tantissime gioie. Bene, ora ripassami lui. Bentornato, amico del fantacalcio. Oh, comunque bene, dimmi com'è andata con la fidanzata, se l'ha visto, se non l'ha vista. Abbiamo fatto una bella figura, cioè t'ho fatto fa una bella figura e t'ho giustificato. Siamo qui con la mia strategia, ragazzi. Vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Non l'avete ancora fatto, siete dei folli. Ma lo volete vincere sto fantacalcio o no? Lo volete vincere questo fantacalcio o no, signori? Lo volete vincere? Allora iscrivetevi a questo canale e attivate la campanellina, perché qua, ragazzi, voglio festeggiare con tutti voi. Si festeggia, si va a fa sera, si balla, si fa un po' di movimento e poi se siamo soli, con tutto rispetto parlando, si fa anche qualche bandoncino, con tutto il rispetto. Ora se l'ha visto la fidanzata ci si è angioato tutto. Poi ragazzi, se volete potete anche fare un piccolo abbonamento, che vi lascio qua in descrizione il link per il piccolo abbonamento, e lì sono usciti tutti i video delle squadre con delle perle, signori. Bellissime le perle. Come abbonarvi? Da PC è la cosa più facile, se no ovviamente anche da Fantalab. Mi è venuto due, se no. Allora ragazzi, vediamo un po' la mia strategia. Iniziamo da oggi. La mia strategia, ragazzi, ci sarà delle cose importanti. Delle cose importanti, quindi non voglio annoiarvi. Ah, una cosa ragazzi, cari abbonati, voi che mi vedete, riscattate il link di Fantalab che trovate qua, perché qua la trovate tutta la mia strategia, la trovate fresca fresca, la potete consultare e scaricare quando fate l'asta. Quindi poesia su poesia, aggiornerò questa strategia e poi io voglio fare anche un contenuto di costruire una rosa insieme attraverso le percentuali. Porca puttana. Poesia vera, signori. Poesia vera. Quasi quasi interrompo il contenuto perché ho già detto troppe cose poetiche, signori. Troppe cose poetiche. Dove siete a vedermi? Sul divano, a casa, al mare, in montagna? Dove siete? Rilassatevi. Sta partendo la mia strategia al fantacalcio. Ma prima di iniziare vi ci voglio mettere sigla. Benvenuti sul volo del tattico, destinazione vincere questo fantacalcio. Si parte. Eccola qua ovviamente la lista portieri. La lista portieri che io ho diviso in varie fasce. Top del top, semi top, da ottimi titolari, da troppi malus, quindi troppi bandoni presi, scommesse da uno, ma non si sa mai. Partiamo ovviamente dalla suddivisione delle fasce. Per me top del top sono tre portieri in cui andremo a fare: Sommer, Di Gregorio e Magnan. Questi per me sono i top del top. Andiamo a dare i crediti e le percentuali. Partiamo da Sommer. Qua secondo me si può arrivare a un 52 crediti, che sono il 10%. Nelle aste viene venduto al 10% come prezzo medio, secondo me è sempre una garanzia e non si discute. L'altro portiere che a me mi piace è Di Gregorio. Qua io spenderei sui 43 crediti, che è un 8,6%. È dato di più, però vi dico la verità, con 45 crediti io mi prendo Mike Magnan. 9,5, 8,6,
non lo secondo me si può prendere a un 43-45 crediti. Questi sono i miei tre portieri in ordine, vi direi in quest'ordine qui: Sommer, Magnan, Di Gregorio, anche perché ho visto una stabilità difensiva del Milan maggiore, tutti fanno la fase di non possesso, mi dà più garanzie. L'Inter ovviamente rimane la squadra migliore da un punto di vista difensivo, ma anche il portiere che andrà a prezzo più alto, mentre Magnan potrebbe essere quel portiere che tutti pensano che subisca tanti gol, come ha sempre subito con Pioli, che era sempre uno contro uno, ma con Fonseca ha un altro stile difensivo, quindi potrebbe essere quella sorpresa al fantacalcio che spendi meno, si scanna a tutti per Sommer e Di Gregorio, te va a Magnan e ha fatto un capolavoro da poesia. Questa è la mia idea, quindi ve lo indico come una stellina, ve lo metto in evidenza, perché Magnan potrebbe essere il portiere da andare a prendere a questo fantacalcio, e non si discute come portiere, non si discute. Poi ovviamente c'è i semi-top. Come semi-top io vi metto Svilar, che per me è un semi-top, vi metto Provedel, semi-top, vi metto Meret, semi-top, vi metto Milinkovic del Torino, vi metto Terracciano, sempre semi-top, e vi voglio mettere anche Carnesecchi, semi-top. Andiamo a vedere il mio indice di gradimento. Allora, partiamo da quello che mi piace di più. Con 35 crediti, quindi con un budget del 7.3%, io mi vado a prendere Svilar. La Roma mi dà garanzie per me di solidità. La fase di non possesso è fatta correttamente. De Rossi, diciamo, è un allenatore che a me piace tantissimo, e la Roma sta costruendo una grande squadra. Quindi vi direi Svilar, è anche ottimo portiere. Poi potrebbe essere la sorpresa, non mi entusiasma come portiere, ma con Conte mi dà uno stile difensivo buono, che è Meret. Non mi piace tantissimo il portiere, però io penso Porta Napoli potrebbe essere una buona soluzione. Altro portiere che mi dà affidabilità è Provedel, 28 crediti, si va su un 5,6, nell'aste media va a 6,5, ma 6,5 per me è anche troppo come crediti. Andiamo a vedere Carnesecchi, io ci do un 25 crediti. Sì, l'Atalanta bene, ma non pensiamo così benissimo, è più da abbinamento portieri. Ah ragazzi, vi voglio dire, abbinamenti portieri in fondo, nella parte finale vi do anche degli ottimi abbinamenti portieri low cost, questo è importante. Terracciano 20, io ci metterei un anche qua sui 24 crediti, 4,8. Le aste medie lo danno al 3%, ma ricordiamoci una cosa, che Palladino non è italiano, anche a livello difensivo, quindi la Fiorentina subirà meno, e comunque Terracciano uno dei migliori portieri per interventi decisivi, quindi se vi capita di prendere Terracciano potrebbe essere un buon investimento. Le aste medie 3%, lascia fare, se ci capita Terracciano potrebbe essere un ottimo investimento. Milinkovic Savic, anche qua si va su un 24 crediti, 4,8%, perché per me il Torino di Vanoli è una buona squadra e anche a livello difensivo non subirà tantissimo, quindi vi dico la verità, in questa fascia dei semi top i miei preferiti sono Svilar, che ve lo indico se devo scegliere un portiere, la sorpresa potrebbe essere Meret, ma io voglio puntare su Pippo Terracciano, perché per me potrebbe essere preso bene e potrebbe essere un ottimo investimento al fantacalcio. Poi vedremo anche qualche abbinamento low cost, Terza fascia, la terza fascia che io ho impostato come ottimi titolari. Qua io vi dico la verità, ci metto questo giocatore qua, Okoye dell'Udinese, ci metto Gollini, ci metto Falcone, ci metto questi tre ottimi titolari. Per il semplice fatto che comunque, vi dico la verità, qui si va a spendere, secondo me, tutti sui 7 crediti, non di più, 7 crediti su questi giocatori qua. Per il semplice fatto, con un mio favorito che è questo, se devo scegliere un giocatore, Okoye, l'Udinese avrà un'altra fase difensiva,
rispetto a quella dell'anno scorso e mi dà garanzie. Potrebbe essere un buon titolare low cost da andare a prendere, magari fare un buon abbinamento, che lo vedremo dopo. Questi ottimi titolari ve li voglio mettere dopo in degli abbinamenti portieri, quindi attenzione a questa, alla seconda parte del contenuto, dove questi ottimi titolari ve li abbino per fare una buona coppia di portieri secondo il calendario. Quindi si va sul 7% con il mio preferito, che è Okoye. Andiamo a vedere la quarta fascia e io ci metto proprio Skorupski, signori, sì, Skorupski, ci metto Audero, ci metto Suzuki, ci metto Scuffè, ci metto Yaron e ci metto Basket e ci ho messo anche Scuffè. Eccoli qua, ragazzi. Qua vi dico la verità, se si può spendere qualcosa di più, lo spendiamo in Skorupski. Sono d'accordo. Il resto, ragazzi, si va... Montipo gli darei un 5. Il resto, ragazzi, sono tutti da 3, eh? 3 crediti, 3 crediti Audero, 3 crediti, 3 crediti, non di più, 2-3 crediti, toh, ragazzi. Allora, spiegazione, Skorupski perché messo qua? Perché a me il Bologna non mi piace, in fase di non possesso non mi piace, italiano ha una fase di non possesso che non mi è mai piaciuta e subisce tanti gol. Quindi Skorupski potrebbe essere quel portiere esca al fantacalcio. Qui, ragazzi, lo so che non ve l'ha detto nessuno, ve lo dice il tattico, su questo contenuto ve lo dico io. Skorupski potrebbe essere l'esca al fantacalcio dei portieri. Quindi con le pinze, non pensiamo che il Bologna sia quello dell'anno scorso perché si fa un grosso errore. Gli allenatori sono diversi, essendo allenatori diversi le fasi di possesso e non possesso sono diversi. Il Bologna subirà più gol dell'anno scorso, ve lo dico ora, qua fate una clip su questa cosa qui perché è fondamentale, ragazzi. Tra questi qua chi prendi tattico? Montipò, anche in termini di modificatore, è sempre stato uno dei portieri più affidabili, e Lorenzo Montipò, che io conosco, è un ottimo portiere, ottimo professionista, e quindi ve lo indico come in questa fascia. Se devo andare a prendere un giocatore da questa fascia, prendo Lorenzo Montipò. Andiamo a vedere la fascia scommesse, poi vi spiego cosa sono. Ci metto Ravaglia, ci metto Musso e ci metto Caprile. Allora, qua ovviamente si va su un 1-2%, io metto 2, ragazzi, perché poi vi spiego la motivazione su questa fascia scommesse. Allora, partiamo da Musso, alternanza con Carnesecchi, sapete bene che comunque Musso è un ottimo portiere, come è un ottimo portiere Carnesecchi, quindi si alterneranno, secondo me, e quindi un ballottaggio, sì, in favore di Carnesecchi, ma con Musso che va preso assolutamente. Potete prendere Musso come scommessa, perché a Carnesecchi gli fate un dispetto incredibile. Un altro portiere che a mio avviso scommessa, che è Caprile, potrebbe rubare il posto a Meret. Ve lo scrivo, Caprile giocherà, a meno rimane, ragazzi, sul muro di casa, lo potete vedere, Caprile giocherà, potrebbe rubare il posto a Meret, Ciccio Caprile, quindi per me è una scommessa a 2 da andare assolutamente a prendere. Ragazzi, concordate con me? Se concordate con me, questa è la prima cosa da scrivere sul muro, se non avete scritto anche quell'altra. Ravaglia, perché Ravaglia? L'alternanza di italiano? Vogliamo parlare dell'alternanza di italiano? E Ravaglia è un ottimo portiere per giocare coi piedi, quindi attenzione, perché non vi ho detto Skorupski? Perché Ravaglia, perché non vi ho detto Skorupski? Perché c'è Ravaglia, quindi Ravaglia potrebbe essere una scommessa, ma queste cose, ma chi ve le dice, ragazzi? Poesia, signori, Ravaglia scommessa, questi sono tre portieri, signori, da andare a prendere là, prendete la coppa portiere e poi ta. Ma io ho preso Skorupski, perché mi fa l'asta con Ravaglia? Perché ho visto il tattico. Ma io ho preso Carnesecchi, perché mi fai l'asta su Musso? Perché ho visto il tattico. Ma io ho preso Meret, perché mi prendi Caprile? Perché il tattico ha detto che gioca Caprile. Andate a prendere subito Caprile all'asta, Caprile 1. E tutti, può prendere il portiere del Napoli? No, mi vado a prendere un altro portiere. Mi faccio la coppia degli altri due, ma mi tengo Caprile. Sta a vedere che a metà hanno la coppia Caprile, perché gioca Caprile titolare. L'ha detto il tattico, ragazzi. 7 d'agosto l'ha detto il tattico che gioca Caprile, eh? Attenzione. Poi, da uno, ma non si sa mai. E qui io vi metto
il buon Perin, buon Pepe Reina, poi fammi vedere Christensen della Fiorentina e il buon Sportiello del Milan. Tutti ovviamente a un credito, questi ragazzi, senza nessun problema, questi sono tutti da un creditino. Allora, ovviamente tutti a uno, eccoli qua. Allora, Perin ovviamente potrebbe essere un'alternanza. Sportiello nel Milan potrebbe essere quell'alternativa a Magnan se si dovesse infortunare. Corvi, io Corvi non l'ho messo, assolutamente no. Io qua avevo messo un altro portiere che è il buon Ciccio Cragno e non è Corvi. Ecco, quindi è Cragno il mio portiere a fantacalcio. Quindi eccolo qua ragazzi. Tra questi, se devo prendere uno, io anche qua vi metto questa. Caprile ve lo metto qua e ho analizzato tutti i portieri, signori. Questa sono i portieri. Ma il contenuto non è finito qua, perché ora andiamo a vedere le coppie abbinamento portieri low cost. Ragazzi, quando ho detto ottimi titolari, ci ho fatto un abbinamento importante. Poi vi dirò la miglior coppia portiere per calendario. Allora, partiamo da tre abbinamenti. Udinese Atalanta, 33 partite facili, 4 medie e una difficile. Potrebbe essere un low cost, cioè prendo il portiere dell'Atalanta, carne secchi, l'abbino Okoye dell'Udinese, una buona alternanza. Questa è una coppia un pochino più dispendiosa, ma da un'ottima alternanza calendario. Ve ne do un'altra low cost ma ottima. Genova e Verona, portiere del Genova Gollini, Verona Montipò. Ottima per il modificatore, ottima signori, 30 facile, 5 medie e 2 difficili. Questa è una buona coppia low cost. Un'altra coppia low cost è Lecce e Cagliari. Lecce e Cagliari, 32 facili, 4 medie e 2 difficili. Queste sono le tre coppie low cost buone, ottime al fantacalcio per alternanza del calendario. Poi ovviamente mi dice, tattico, voglio la miglior coppia portieri per abbinamento calendario, la migliore in assoluto. Qual è? Lazio e Monza, 36 facili, 2 medie, 0 difficili. Signori, concludo con questa perla. Lazio-Monza, la miglior coppia portieri al fantacalcio. Ci vedremo nei prossimi giorni per i difensori, poi centrocampisti e le perle sugli attaccanti. Nel frattempo iscrivetevi al canale che ancora non si è iscritto, e una cosa solo, ricordatevi che il calcio non è polenta, è poesia. Queste sono le due cose che vi dovete ricordare quando vedete i miei contenuti. A presto, il tattico c'è.